Appassionati di softball, benvenuti ad Azzano Decimo, provincia di Pordenone, dove si apre la prima Italian Softball Week. La partita inaugurale mette di fronte la nazionale italiana agli Stati Uniti. È una gara per entrambe le squadre di preparazione al prossimo mondiale che si giocherà in Olanda e che per l'appunto vede queste due formazioni, così come l'Australia, terza partecipante alla Softball Week, impegnate nello stesso girone. Vedete di spalle in pedana di lancio Greta Cecchetti, lanciatore numero uno dell'Italia, che affronta la formazione che è arrivata seconda all'ultimo mondiale dietro il Giappone, ma che per tradizione ha dominato questo tipo di manifestazione. Cecchetti ha come catcher Valeria Bortolomai, abitualmente nelle ultime stagioni era stato il suo catcher a Bollate, da quest'anno le due si sono separate, Cecchetti è rimasta a Bollate mentre Bortolomai si è trasferita a Bussolengo. Questo è il line-up statunitense: Moultrie, l'esterno destro, poi Chavan, che è terza base, Gibson, seconda base, Arioto, esterno centro, Chidester, ricevitore, Oakland, esterno sinistro, Wilson, prima base, Fox, interbase, McLeaney è la giocatrice designata ed è in pedana di lancio, ma non batte, Jacqueline Traina, che ricopre il ruolo di lanciatore. Greta Cecchetti pronta a iniziare la partita e vola il primo lancio, l'arbitro capo Evans, lo vedete, e sulle basi abbiamo i signori Russi, Valentinis e Pelosi. Greta Cecchetti è l'unica giocatrice della storia del softball italiano che ha completato il programma quadriennale di un college di prima divisione NCAA con le Texas A&M, quindi giocatrice della carriera già importante nonostante la giovane età, classe 1989. Prova con il rise, lancio d'effetto che è ball. Vedete nella parte bassa dello schermo, il prima base dell'Italia, Priscilla Brandi. Per il resto, in diamante per le azzurre, giocano Grifagno in seconda, Longhi in terza, Lara Cecchetti interbase e gli esterni sono a sinistra Oddonini, al centro Montanari e a destra Buila. Ecco Moultrie. Batte una palla molto alta, la chiama a gran voce Grifagno, che raccoglie il volo e completa il primo out. Moultrie, giocatrice che nella prima partita disputata dagli Stati Uniti di preparazione è stata decisiva, un atleta molto molto veloce. Ora vediamo una delle grandi stelle del Team USA, Raven Chavan, terza base, così come il lanciatore Traina. Si tratta di atlete pluripremiate a livello universitario. Strike il primo lancio di Cecchetti. Va sottolineato che in effetti il Team USA non ha le stelle riconosciute a livello mondiale che caratterizzavano questa squadra qualche anno fa, le varie Jenny Finch, Bustos, Michelle Smith o altre giocatrici come Lisa Fernandez, che sono state considerate atlete di primissimo piano negli Stati Uniti a tutti i livelli, non solamente per il softball. Una squadra giovane, questo Team USA in fase di ricostruzione. Cecchetti prova la battuta in corsa, Chavan. La battuta in corsa è un gesto tecnico molto tipico del softball. È uno sport nel quale si tende a non battere tanto valido come magari succede in alcuni frangenti nel baseball, ma appunto le giocatrici più veloci e che battono da mancine cercano, partendo prima del contatto, come avete visto in questo caso ancora fare le Chavan, di abbreviare la loro corsa verso la prima. A quel punto basta mettere la palla in gioco per arrivare. Sport tradizionalmente dominato, il softball, dai lanciatori, anche se qualche anno fa è stata arretrata la pedana, però nel softball d'alto livello l'effetto non è stato particolarmente di impatto, nel senso che continuano nelle sfide ad alto livello a essere i lanciatori a dominare.
Cecchetti mette in gioco Chavan, ci arriva Lara Cecchetti e vedete come Chavan ha battuto la corsa, con la sua corsa il tiro dell'Interbase, proprio come dicevamo, palla messa in gioco con la battuta in corsa, impossibile eliminare questa velocissima giocatrice, vedete che fa tutto piuttosto bene Lara Cecchetti, ma Chavan batte il suo tiro. Per abbreviare il tempo di tiro in prima avrebbe probabilmente dovuto andare a giocare la palla di controguanto, ma difficile sapere se l'esito sarebbe stato positivo. Ball nei confronti di Gibson, la seconda base degli Stati Uniti. Anche lei batte mancina e anche lei è probabile possa essere specializzata nelle battute in corsa. Vedete chi chiama i lanci, Valeria Bortolomai. C'è la rubata e niente da fare per il tiro di Bortolomai. Numero 88 Chavan, avete visto, giocatrice dalle notevoli doti atletiche. Ecco di spalle Greta Cecchetti. C'è ancora la rubata e non ci arriva. Ancora Lara Cecchetti. Anche qui nel softball è abbastanza usuale per il terza base giocare davanti al cuscino, quindi è l'interbase che deve andare a coprire. In questo caso praticamente Cecchetti corre assieme a Chavan. Non è in tempo giusto sul cuscino. Vedete, deve correre con il corridore. Ci sarebbe anche potuto stare l'out, visto che al momento di raccogliere la palla Chavan era ancora lontana dal cuscino, però niente da fare. Gira qui a vuoto sul Rice Gibson. E abbiamo così il terzo strike, il secondo eliminato, ma c'è sempre Chavan in terza naturalmente. Ancora il Rice. Lancio caratteristico del softball, appunto perché la palla viene rilasciata da sotto. E la battuta ora si porta all'esterno centro a Rioto. Palla centrale, strike. A Rioto, quarto battitore del line-up, quindi presumibilmente il battitore più potente. Ancora ball. Due ball. Cecchetti è un pitcher che non ha una velocità dominante per una formazione del livello degli Stati Uniti e che quindi basa tutta la sua forza sulla varietà dei lanci e sul cambio di ritmo. Ancora il Rice, ancora ball, 3-1. Al contrario del baseball, è molto usuale per un pitcher del softball mostrare tutte le sue armi fin dall'inizio della partita. Classica scuola americana del baseball porta i lanciatori a utilizzare la palla veloce finché l'attacco avversario non dimostra di poterla battere. Invece nel softball è differente, anche perché non sono tante le lanciatrici ad avere una palla veloce davvero in grado di dominare i migliori attacchi. Intanto è arrivato il quarto ball su Arioto e alla battuta va il catcher Amanda Chidester, che batte secco ma palla in foul, spaventa un po' Mara Papucci nel bullpen italiano, l'esperta lanciatrice del Forlì, che pensate era stata convocata in nazionale per la prima volta quando era manager Judy Garman, forse addirittura prima di lei con Tonino Micheli, e è tornata ora con Marina Centrone. Gira vuoto intanto Chidester, dopo che si sono alternati nel dugout azzurro anche l'australiano Barry Blanchard, che non aveva mai tenuto in considerazione Papucci, e la stessa Centrone che aveva preferito
uno staff di lanciatori basato su Bugliarello, Spediacci, Lisa Bierocci, Leslie Malerich, prima di tornare appunto a Papucci. Vedete in prima Ariotto, c'è in terza sempre Chavan, in primo piano Priscilla Brandi e alla battuta Cidester con Greta Cecchetti in pedana. Palla sul filo esterno, c'è il tentativo di rubata, taglia Grifagno il tiro ma non c'è successo. Long in terza base è andata per la toccata, schema dell'Italia quindi che ha rinunciato a giocare sul corridore in seconda con Grifagno che mentre Cecchetti era sul cuscino di seconda ha tagliato verso la pedana di lancio, ha raccolto la palla e cercato di ottenere l'out in terza. Avete visto però che lo schema dell'Italia era del tutto appropriato, intanto c'è un'altra battuta in foul di Cidester perché si era fermata a Ariotto proprio con l'evidente intenzione di farsi intrappolare e favorire la segnatura di Chavan che vedete qui inquadrata. Ariotto in seconda, Chavan in terza e Cidester alla battuta. Ecco Chavan, batte Cidester, palla molto alta, Longhi, poi chiama Lara Cecchetti, coglie il volo e si chiude senza punti anche se con una valida e due rimasti in base, il primo attacco degli Stati Uniti. Stati Uniti che vedete ora in difesa con Traina in pedana e Cidester ricevitore, questo è il line-up dell'Italia, Oddonini esterno sinistro, Lara Cecchetti interbase, Montanari esterno centro, Trevisan giocatrice designata, Brandi prima base, Bortolomai ricevitore, Buila esterno destro, Longhi terza base e Grifagno seconda base. Greta Cecchetti, come detto, lancia, l'avete vista in pedana, ma non va in battuta. Ecco Jackson in Traina, è stata MVP delle College World Series nel 2012, quindi giocatrice di livello assoluto. Affronta Elisa Oddonini, i segnali di Cidester, batte in foul Oddonini, Moultrie a destra, Ariotto al centro e Oakland a sinistra gli esterni del team USA che poi schiera Chavan in terza, Fox all'interbase, Gibson in seconda e Wilson in prima, questo è il diamante della squadra ospite. Provo Donini a mettere in campo un bunt, ci arriva il terza base, out, chiama l'arbitro Rossi, buon lavoro qui di Chavan. Il bunt di Oddonini era insidioso, non perfetto ma insidioso anche per la velocità della giocatrice azzurra. Mentre Traina è molto impegnata nella manutenzione della zona della pedana di lancio, che evidentemente non la convince, ora estrae qualcosa. Addirittura chiede il time out, ha estratto qualcosa dal terreno di gioco, ancora proseguono gli scavi tra le giocatrici del team USA e gli arbitri, allora c'è un avvallamento addirittura. Mentre si prepara Lara Cecchetti, una giovane, è sorella di Greta Cecchetti, nella rosa della nazionale c'è anche Elisa che è la cugina, famiglia quindi molto dedicata. L'arbitro Evans dice che si può ricominciare, Traina prova la pedana di lancio. Giocatrice di notevole velocità, Jacqueline Traina. Vedete sullo sfondo il dugout dell'Italia e si può riprendere a giocare in questo primo inning. Cioè si potrà riprendere quando Traina avrà finito di sistemare non tanto la pedana ma la zona dove atterra con il passo quando effettua il caricamento. Palla ball, Lara Cecchetti,
batte una palla molto alta in foul. Azzano Decimo, che è una cittadina nella quale il softball è grande tradizione, è stato creato praticamente un villaggio per questa Italian Softball Week, con tanto di tunnel di battuta per chi vuol provare a battere. Ball, palla a terra, vedete che il pubblico c'è. Ed ecco il primo piano di Lara Cecchetti. Palla alle ginocchia ma non buona, dice l'arbitro. Traina pronta, riceve i segnali del catcher. Palla in mezzo al piatto, strike. Ora tocca in foul Lara Cecchetti, atteggiamento molto aggressivo delle azzurre. Traina pronta ancora al lancio. Gira vuoto sulla rise Cecchetti, strike out. Secondo eliminato del primo attacco dell'Italia, che prosegue ora con Andrea Montanari. Rivediamo ancora, quando parliamo di Rice, vedete la palla che ha questo effetto che è più che altro un'illusione ottica a salire, infatti dall'immagine rallentata si vede anche qui abbastanza chiaramente che in realtà la palla fa una parabola più che un effetto a salire, ma nell'occhio del battitore è questo il risultato e quindi tende a girare la mazza fuori tempo. Gira vuoto subito Montanari, come detto è aggressiva l'Italia in battuta. Traina è un pitcher che non concede troppi ball, di conseguenza i lanci buoni bisogna andarli a cercare, bisogna cercare di impattare presto nel turno. Prova il bunt Montanari, palla proprio sul lanciatore, nessun problema per Traina, l'assistenza. Si chiude senza punti il primo attacco dell'Italia, 1-0 Stati Uniti. Qui passiamo al secondo attacco delle americane, c'è in base Orkland in base, primo battitore del secondo inning, e alla battuta c'è Wilson, il prima base. Comunque corridore in prima e nessuno eliminato, Wilson che tocca in foul. Avete visto Oakland, che è l'esterno sinistro della squadra americana, mostra qui il bunt Wilson, Cecchetti. Gira vuoto, accennando alla battuta in corso. Due strike su Oakland, su Wilson, chiedo scusa, che tocca ora in foul, il conto non cambia. Va per un attimo a parlare con Cecchetti, il catcher italiano Bortolomai. Squadra estremamente giovane quest'Italia, se eccettuiamo la giocatrice designata Eva Trevisan. Le altre sono tutte ragazze nate o negli anni 90 o alla fine degli anni 80. Ball. Thank you.
cecchetti. Gira vuoto. È il primo eliminato Wilson, secondo strikeout ottenuto da Greta Cecchetti. Avete visto ancora questo movimento del cosiddetto rise? Eliminata al piatto. Fox alla battuta incassa il primo ball, difensore della posizione di interbase negli Stati Uniti. Ruolo che è stato per anni di Natasha Watley, uno dei giocatori più stimati nella posizione degli ultimi 20 anni, direi. Ora batte Fox la palla a terra davanti all'esterno sinistro, una valida. Singolo di Fox, arriva in seconda Oakland e l'attacco americano prosegue con McClinney. Qui avete visto, la palla è rimasta un po' troppo nel mezzo e quindi è diventata relativamente facile da colpire per il battitore americano. Ecco Oakland che arriva in seconda. Greta Cecchetti torna in pedana. Ball il primo lancio. McClinney in battuta. Ancora ball. E c'è la base per McClinney, questo riempie i cuscini per gli Stati Uniti con un solo eliminato in questo secondo attacco. Vedete Oakland che aveva aperto l'inning ricevendo 4 ball, poi c'è stato il singolo di Fox, la base McClinney, e ora c'è alla battuta Moultrie che manda questa palla in foul. Greta Cecchetti chiede di cambiare la palla. L'arbitro, vedete, controlla per quale motivo Cecchetti non voleva più usare la palla e va a sbarazzarsene. Non è usuale cambiare la palla tanto spesso nel softball come accade nel baseball. Ad esempio nel baseball di altissimo livello della Major League, ogni volta che la palla viene battuta, toccata dalla mazza, esce dal gioco. Qui però Cecchetti ha chiesto comunque di sostituire la palla, al momento l'operazione più laboriosa di quello che si pensava. Basi piene comunque per gli Stati Uniti. Ecco che torna Evans, l'arbitro. E Greta Cecchetti pronta al lancio. Palla alta. Ancora ball. In questo momento della gara Cecchetti non è che stia trovando con continuità la zona. Come abbiamo detto prima, la sua tattica è quella naturalmente di non
dare troppi punti di riferimento ai battitori, però in questo caso l'effetto non è positivissimo. Gira vuoto qui Moultrie, cambiando tante angolazioni, tanti punti di rilascio, c'è che ti sta lanciando anche molti ball. Moultrie eliminata al volo al primo inning, qui sotto di due strike. Gira vuoto ancora Moultrie, ancora sulla rise. Terzo successo personale per Greta Cecchetti. E alla battuta torna Raven Chavan, che ha ottenuto al primo inning quella che è la prima valida della partita. Ball, il primo lancio. Vedete sulla parte bassa dello schermo si muove Fox, che è in seconda base. Palla nuovamente alta. Ecco Chavan. E abbiamo il terzo ball sul terza base degli Stati Uniti. La base ball vale un punto, il primo punto della partita. Ma certo Cecchetti non intende sfidare più di tanto Chavan, che potrebbe evidentemente fare più danni con una valida che non con una base ball. Cecchetti. Ancora ball alto e primo punto della partita. Stati Uniti 1, Italia 0. Oakland ha avuto bisogno di molto tempo per completare il giro delle basi, esattamente un singolo e due basi ball, e nel mezzo ci sono stati due strikeout. Ora la battuta va a Gibson, che tocca subito il primo lancio, una palla molto alta in foul, non è in gioco, quindi solo uno strike. Gibson, seconda base degli Stati Uniti. Strike su Gibson. Pronto al caricamento Cecchetti, palla esterna, ma dice strike l'arbitro, quindi strike out, e si chiude con tre rimasti in base, il secondo turno d'attacco degli Stati Uniti, che sono comunque in vantaggio 1-0. E ora Traina affronta il lineup azzurro, a cominciare da Eva Trevisan, oggi schierata come designato, come vi ho detto la giocatrice più esperta tra le azzurre. Ha iniziato questo torneo con 185 presenze in nazionale. Traina. Batte Trevisan una palla molto alta che non è in gioco, quindi primo strike sul quarto battitore del lineup italiano. Vedete di spalle Marina Centrone, il manager azzurro, che suggerisce anche in terza. Traina batte ancora Trevisan, questa volta la palla è in gioco e Cidester raccoglie il volo per il primo out. Uno fuori la battuta Priscilla Brandi, vedete colpisce proprio col manico Eva Trevisan. Cidester non si toglie nemmeno la maschera, aveva visto evidentemente benissimo.
palla strike alle ginocchia. Priscilla Brandi batte quinta e gioca prima base, prima apparizione in questa partita. Palla in fallo. Traina dalla pedana di lancio, scruta i segnali del catcher. Batte in foul Brandi. Pronto Traina in pedana di lancio. Ball, questa volta dice l'arbitro. Traina voleva lo strike, si allontana dalla pedana, vedete la lanciatrice americana. Traina. Palla in gioco questa volta, arriva Chavan. L'assistenza in prima per l'eliminazione. Due fuori quindi, e prosegue l'attacco italiano con Valeria Bortolomai. Rivediamo intanto l'eliminazione di Brandi, la palla che rimbalza davanti a casa base. Valeria Bortolomai ora nel box di battuta. Primo lancio strike, conferma l'Italia una certa tendenza all'aggressività in battuta, che non è necessariamente una caratteristica né positiva né negativa, dipende sempre dal risultato finale naturalmente. Ci sono parecchi teorici, diciamo, del baseball e del softball che insegnano non si deve mai girare la prima palla, cose di questo genere, ma non è che ci sia una vera controprova al riguardo. Traina. Ancora sulla palla lenta, questo cambio di velocità, Bortolomai gira vuoto. Qui vedete la batteria, il catcher e il pitcher americano hanno evidentemente identificato Bortolomai come un battitore molto aggressivo e andando con l'off speed l'hanno messa fuori tempo. Gira vuota ancora Valeria Bortolomai, questa volta sul rise, un turno rapido, tre battitori, tre out. E passiamo al terzo attacco degli Stati Uniti. Avete visto Marina Centrone dare, diciamo, il benvenuto nella partita a Ilaria Cacciamani, lanciatrice del Forlì, che prende il posto di Greta Cecchetti sul monte, o meglio sulla pedana. Non c'è il monte nel softball, diciamo monte dal punto di vista ideale. E c'è anche un nuovo catcher per l'Italia, che è, per la precisione, Sara Avanzi. Il primo battitore Cidester. E in questo terzo inning abbiamo già in base Arioto, che è stato il primo battitore affrontato da Ilaria Cacciamani.
Cacciamani, che come detto è una giocatrice che non ha grossa esperienza internazionale fino a qui, si sta cercando di conquistare un posto per il mondiale. E vedete Sara Vanzi, il nuovo catcher per la formazione italiana. Quindi Arioto in prima e abbiamo Cidester in battuta. Palla in gioco, assistenza, il bunt effettuato da Hoagland mentre Cidester aveva conquistato la base ball e ora si spostano i corridori, c'è un eliminato ma ci sono corridori in seconda e terza, c'è Wilson alla battuta. Inizio di partita con qualche problema di controllo per Ilaria Cacciamani, qui vedete Longhi che esegue bene la giocata corta. Brutto lancio, praticamente raso terra, deve arrivare a casa base Cacciamani per evitare il punto che sarebbe il 2-0, come vedete dalla grafica in alto a sinistra. Allie Wilson in battuta per gli Stati Uniti, al turno precedente la Wilson era stata eliminata al piatto da Cecchetti, ora però c'è Cacciamani in pedana, altro lancio molto scontrollato e due ball su Wilson. Cacciamani. Palla in fallo. Primo strike. Dalla posizione frontale Ilaria Cacciamani, palla alta, tre ball, avanza verso la pedana, poi restituisce la palla. Sono andate a dare un'occhiata a tutti gli interni. Sara Vanzi, giocatore di La Loggia, quindi campione d'Italia. E arriva il quarto ball che riempie le basi. Arioto in terza, Cidester in seconda e Wilson in prima per Fox che si presenta nel box di battuta. Palla esterna. Kelly Fox al turno precedente ha battuto valido. Batte Fox, una palla molto alta a sinistra, a retro Dolini, non c'è niente da fare, la palla è oltre la recinzione. Grande slam. E quindi sono 4 punti a casa per gli Stati Uniti che ora conducono 5-0. Vedete tutto il gruppo del Team USA sul piatto di casa base ad accogliere Fox. Montanari richiama l'attenzione delle sue sul fatto che ci sia un eliminato. Palla in mezzo, vedete, di Cacciamani. Fox la manda altissima, fuori campo molto lungo,
e si porta ora nel box di battuta McClinney. Palla strike, non ha proprio azzeccato la location voluta da Avanzi, comunque il lancio è strike. Palla alta, questa volta 1-1. McClinney baseball al turno precedente. Il largo cacciamani, un po' di tensione, vediamo, sul suo volto. Cambio di velocità che trova la zona. Cacciamani. Prova la battuta in corsa McClinney, palla in foul, secondo strike. McClinney si posiziona di nuovo nel box ed ecco cacciamani. La battuta è verso il prima base, cacciamani assiste in prima per l'out. Secondo eliminato di questo terzo inning, che per come si è articolato possiamo dire il bunt di sacrificio di Oakland è stato un po' un regalo degli Stati Uniti all'Italia, con cacciamani che fa un po' di fatica a centrare l'area dello strike, di fatto un out che fa molto comodo. Ora la battuta si porta Moultrie, che è ancora a 0 su 2, ancora alla ricerca di una valida, ora manda la palla in foul. Palla bassa e un ball, il cosiddetto drop qui di cacciamani, un altro dei lanci ad effetto del softball. È una palla che è spesso abbastanza difficile da controllare per il catcher perché tende a cadere sul piatto di casa base. Batte verso la prima, non ci arriva Brandi, una valida, non ci arriva nemmeno Grifagno. Valida per Moultrie. Rivediamo, lancio abbastanza centrale, Grifagno parte un po' in ritardo, Brandi non ci può arrivare, Grifagno tenta poi il tuffo ma senza successo. Ed ecco Moultrie in prima, dopo i 4 punti segnati dagli Stati Uniti sul fuoricampo di Fox. Ci riprovano le americane con Chavan. Fino qui 1 su 1 più una base ball. Tocca subito Chavan, palla in foul. Uno strike sul terza base degli Stati Uniti. Ancora il drop di cacciamani, nuovamente ball, 1-1. Vedete che Chavan dice di sì ai segnali del suo coach di terza. Pronta cacciamani. Ball. Moultrie in prima. Vantaggio degli Stati Uniti ora dopo il fuoricampo da 4 punti di Fox è abbastanza chiaro.
chiaramente hanno fatto qualcosa di più gli Stati Uniti, ma non tanto direi da giustificare questo 5-0. Ora c'è una bella battuta di Chavan, ma la legge bene Montanari, che raccoglie al volo a un palmo da terra e chiude così il terzo attacco degli Stati Uniti, che vede 4 punti segnati sul fuoricampo di Fox e il vantaggio di 5-0 per il Team USA. Terzo attacco dell'Italia. E nel box di battuta c'è Lara Buila. Per il momento Train ha affrontato 6 battitori in 2 inning, quindi Buila che batte settima è alla prima apparizione. Batte in foul Lara Buila. Classe 1990, ottima atleta, Lara Buila è un prodotto del vivaio del Bollate, ma ha giocato nel 2013 alla Loggia e nel 2014 a Bussolengo, giocando 2 finali scudetto, la prima con la Loggia vinta, la seconda persa da Bussolengo contro la Loggia. Ecco Buila. Palla esterna. Traina. Palla bassa. Il lancio di Traina, batte nuovamente in foul Buila, che sta prolungando parecchio il turno, dimostrando di poter far contatto contro un partente degli Stati Uniti. Traina, batte Buila. Nuovamente foul. Batte Buila, questa volta il contatto è buono. Non ci arriva in tuffo a Rioto. Buila però cade dopo il cuscino e non può ottenere tutto quello che le avrebbe consentito questa battuta. Rivediamo, Traina, il Rise non esce dalla zona, Buila colpisce bene, prova la presa in tuffo a Rioto ma tocca solamente la palla. E guardiamo Buila che corre verso la prima osservando la palla, quando pesta il cuscino inciampa rovinosamente. Però il contatto è molto buono, c'è da dire anche notevole il tentativo di Arioto. Comunque Italia con un corridore in prima prova a mettere la palla in gioco col bunt, intanto ne scaturisce un sacrificio per Longhi, Buila avanza fino in seconda. Vedete che le giocatrici portano queste parascivolate, visto che giocano in pantaloncini corti. Ecco Buila sul contatto, stuffa in avanti. E alla battuta va Elisa Grifagno con Buila in secondo e un eliminato. Mostra il bunt, si carica del primo strike, seconda base della nazionale.
batte ancora Griffagno, raccoglie il terza base, out in prima, buona difesa, anzi no, salvo in prima, buona difesa del cuscino di prima, anzi no, addirittura non è né out né salvo, è foul ball. Aveva fatto una ottima giocata a Chavan, rivediamo. Ma la palla è foul, vedete che Chavan atterra col guanto fuori dal terreno, poi la giocata è buona. Buona anche la difesa del cuscino di prima da parte di Wilson. Questa volta la palla è buona, non ci arriva nessuno. Cidester non sa che tipo di gioco fare e Grifagna salva, quindi valide interne. Buila arriva fino in terza. Intanto abbiamo rivisto qui la giocata precedente. Un altro contatto riuscito a metà, ma la palla si è fermata tra casa base e la pedana di lancio. Ci è arrivato il catcher Cidester, non è riuscita a effettuare nessun tipo di gioco e di conseguenza Buila, che vedete inquadrate sul cuscino di terza. E ora ricomincia il line-up dell'Italia con Oddonini. Elisa Oddonini mostra il bunt, la palla esterna. Buila e Griffagno hanno ottenuto ciascuno una valida, sono le prime due valide della partita per l'Italia. Corridore agli angoli, ora un solo eliminato, traina. Ball. Ecco sempre Buila sul cuscino di terza, Chavan, il terza base statunitense davanti a lei. Traina. Strike, dice l'arbitro capo. Traina. Gira vuoto. Ed è strike out Donini, terzo successo personale per Traina. Palla esterna che ha ingannato il battitore azzurro. E alla battuta si porta ora Lara Cecchetti. Sempre corridore agli angoli per l'Italia, ma ci sono due eliminati. Ball. C'è la rubata, il tiro non ottiene l'out e sull'azione Buila arriva a salva a casa base. Non ha giocato benissimo nessuna delle due squadre qui, perché sulla rubata dalla prima è probabile che si chiedesse a Griffagno di non andare dritta sul cuscino ma fermarsi. Vedete, mostra il bunt, poi secondo me va anche a cercare il contatto Lara Cecchetti. Il tiro di Cidester non è granché. Oltretutto deve andare a prendere la palla molto alta. Fox arriva rovinosamente a catapulta quasi. In seconda Griffagno riesce comunque a toccare il cuscino. Doppia rubata quindi per l'Italia, che sblocca la situazione, segna il primo punto. In una giocata simile l'Italia aveva tagliato per proteggere Casabase, evitare la segnatura. Gli Stati Uniti con un vantaggio di 5-0 possono anche, come dire, concedere un punto all'Italia per ottenere il terzo out in seconda, cosa che peraltro non è successa. Quindi in seconda ora abbiamo Griffagno e Lara Cecchetti è nel box. Traina, palla bassa. Lara Cecchetti, che al turno precedente è stata eliminata al piatto.
palla sul filo esterno per lo strike. È sempre bene ricordarlo che quando l'arbitro chiama strike, segnala con la mano destra. Qualsiasi altro segnale fatto dall'arbitro equivale al ball. C'era una richiesta di time out. Traina in pedana, ha subito il primo punto in un inning non fortunatissimo per lei. C'è per la verità l'errore sul lancio verso Buila, chiaro, e punito da Buila. E ora c'è la palla persa dal catcher Cidester. Base ball a Lara Cecchetti che arriva in prima sull'azione per palla mancata, arriva fino in terza Grifagno, e quindi con un corridore in terza l'Italia ha la possibilità di battere per il punto con Andrea Montanari. Ecco la inquadrata, giocatrice di Reggio Emilia che ha esordito nel massimo campionato con Parma e poi al momento gioca a Forlì. Traina, palla bassa. Traina, palla alta. Ecco Marina Centrone, manager della nazionale dal 2005, dopo essere stata nello staff tecnico prima di Judy Garman e poi di Barry Blanchard. Palla in foul. Montanari al primo turno ha battuto sul lanciatore, un tentativo di bunt con Grifagno. Palla bassa. Il lancio di Traina, batte Montanari, ci arriva proprio il lanciatore, facile assistenza in prima. Il terzo attacco dell'Italia si chiude con un punto e abbiamo due rimasti sulle basi. Qui andiamo direttamente al quarto inning con in battuta gli Stati Uniti e questa volata verso l'esterno centro che viene raccolta al volo. Nel box di battuta c'era Gibson. E ora si prosegue con Valerie Arriotto, l'esterno centro della squadra americana. Ci sono stati dei cambi nella difesa azzurra. Oddonini, avete visto, gioca esterno centro, mentre Ricchi, che batterà al posto di Montanari, è diventato l'esterno sinistro. E abbiamo poi in seconda base Bosdakin al posto di Grifani. Come detto, sono partite di preparazione, di conseguenza è ovvio che i giocatori ruotino. Oltretutto Centrone si è presentata all'Italian Softball Week con una rosa di 21 giocatrici, mentre per il Mondiale potrà convocarne solo 17, quindi è anche il momento di fare scelte. Mondiale che per inciso inizia venerdì 15 di agosto e l'Italia ha un debutto contro un avversario che non è mai facile da scoutare, da conoscere, che è la Repubblica Dominicana, un paese assolutamente noto per quel che riguarda il baseball,
forse quello con più giocatori in Major League dopo gli Stati Uniti, ma meno noto per quel che riguarda il softball. Intanto abbiamo visto, dopo l'eliminazione di Gibson, la valide di Arioto. Abbiamo visto anche inquadrata Sandra Bosdachin per la prima volta. Prova il tuffo, non ci arriva. Cacciamani. Ora con Arioto in prima c'è la battuta. Cidester il catcher. Che ora batte secco, palla in foul però. Ecco Arioto. E Cidester il catcher del Team USA, che è in campo con caschetti estremamente patriottici, come vedete. Ora sul cambio di velocità manda la palla in foul. Prova con la palla d'effetto, la colpisce Cidester, è una giocata facile. Al volo per Brandi, due out quindi, e nel box di battute si presenta Hoagland, che in questa partita non ha turni validi fino qui, una base ball al secondo inning e una battuta di sacrificio al terzo per l'esterno sinistro della nazionale americana. Primo lancio di Cacciamani, palla strike, lancio lento, ecco ancora Cacciamani, palla esterna, qui rimane, avanzi nella location per vedere se ottiene la chiamata, ma niente da fare, ecco la Hoagland. Dice di no. Cacciamani poi è d'accordo ora sulla chiamata, ma la palla è ball, 2-2. Cacciamani. Altro cambio di velocità. No, ora il secondo strike, la palla viene guardata da Hoagland. Cacciamani. Batte secco Hoagland. La palla scavalca Ricchi. È una battuta da extra base. Hoagland, mentre Arioto va a casa a segnare, va verso la terza, ma c'è l'eliminazione. Doppio lo cerca di trasformare in triplo Hoagland e si chiude qui l'inning, anche se il punto è valido, essendo stato segnato prima dell'out. Ma rivediamo per capire meglio la battuta molto secca di Hoagland. Si fa trovare troppo avanzata Ricchi, che prova un tentativo disperato, ma deve poi correre fino alla recinzione per raccogliere la palla. Poi il suo tiro è piuttosto teso e buono, così come è buono il lavoro di Lara Cecchetti e la toccata di Longhi, con l'out chiamato dall'arbitro Pelosi, vale il terzo out in terza. Comunque Stati Uniti che allungano e ora sono in vantaggio 6-1, quando la sintesi ci porta al quinto attacco americano
e in pedana vedete con il numero 4 la lanciatrice campione d'Italia Elisa Brandino, pitcher di La Loggia, che ha firmato la vittoria nella gara che ha dato lo scudetto alla squadra piemontese. In battuta c'è Wilson, il prima base americano, bolle il lancio. Brandino, che le sue compagne di squadra soprannominano Lunga, probabilmente per la sua struttura molto longilinea. Giocatrice non giovanissima, Brandino, che ha seguito, diciamo, La Loggia nella sua crescita, e si è conquistata però molta attenzione con una gran stagione quest'anno e soprattutto con una gran post-season. Delle tre vittorie ottenute dalla Loggia contro Bussolengo, due portano la sua firma. Batte verso l'interbase, buco di Lara Cecchetti. Wilson, che corre molto decisa, addirittura arriva in seconda. Notevole atletismo di Wilson e tempismo anche, mentre l'Italia si è un po' fermata a piangere sul latte versato, diciamo così, e il corridore americano ha punito correndo con decisione, trasformando quella che è una battuta da out di routine in un doppio. C'è poi anche questa incertezza, vedete, di Oddonini, che cerca addirittura di fermare la palla con un piede. Wilson in seconda, la battuta Fox. Brandino fa del controllo e della varietà di lanci la sua principale caratteristica, non ha una gran velocità. Fox è la giocatrice che fin qui fa la differenza, perché il suo fuoricampo da 4 punti al terzo inning ha praticamente messo l'Italia fuori gioco. Senza quell'homer gli Stati Uniti sarebbero in vantaggio 2-1, il che naturalmente darebbe tutt'altro significato, tutt'altra possibilità alle azzurre per la fase finale della partita. Brandino. La battuta di Fox è alta. Ben piazzato Donini, coglie al volo, ma non può evitare che Wilson arrivi in terza. Pensate, potremmo avere una situazione di due out e basi vuote, invece abbiamo un out e corridore in terza, quindi un inning estremamente pericoloso per la squadra azzurra ancora, che è sotto, come vedete dalla grafica, 6-1, e però deve difendersi da questo corridore in terza e dal turno di battute di McLean, il designato della squadra americana. Altro battitore mancino. Brandino, palla alta. Ecco pronta Brandino. Buon lancio questa volta. C'è anche un nuovo catcher nell'Italia, non è più Avanzi, bensì Elisa Cecchetti, vi dicevo, la cugina di Greta e Lara. Qui Cecchetti voleva una palla forse più esterna, ma comunque ha ottenuto lo strike, ecco, ancora posizionata per il lancio esterno. E vedete ancora che Brandino non è che azzecchi proprio la location che il catcher vorrebbe. Questa volta il lancio è alto. McLean è in battuta, Elisa Cecchetti che praticamente si è trovata catcher titolare nel bollate dopo la partenza di Bortolomai per Bussolengo e ha disputato un'ottima stagione in questo ruolo molto delicato. Battuta verso il seconda base, Bosdachin tiene d'occhio in terza Wilson e poi ottiene il secondo out in prima. Ora la situazione è migliore, vedete, Wilson non si è potuta muovere.
Ecco, qui vedete che Brandino ha azzeccato la location voluta del catcher e ne è scaturita infatti una battuta in diamante tutt'altro che pericolosa. Ora la battuta va a Moultrie, che dopo due eliminazioni ha battuto valido al terzo, quindi è la quarta presenza nel box di battuta ora. Brandino in pedana, palla alta, prova a ottenere l'eliminazione in terza, mostra buona personalità Elisa Cecchetti come catcher. Brandino, strike, la palla sul filo esterno, gioca molto da quella parte della zona dello strike Elisa Cecchetti come con le chiamate. Brandino sta prendendo sempre più confidenza. Ancora la palla esterna chiamata dal catcher, palla alta però ne scaturisce, ci va comunque per colpire Moultrie e manda la palla in foul. Sempre Wilson inquadrata a fianco Longhi, che difende la terza base per l'Italia. Wilson che è arrivato in seconda su una battuta che poteva essere un out di routine, ma sulla quale l'Italia ha commesso un errore, diciamo quasi un errore e mezzo. Brandino. Il cambio di velocità, la palla con lo swing molto in ritardo da parte di Moultrie, finisce in foul, non riescono a ottenere l'out le azzurre. Qui Moultrie ha fatto quello che un battitore non dovrebbe fare, praticamente ha fermato lo swing e ha cercato di cambiare il tempo in corsa, difficilmente si colpisce bene a quel modo, anche su un lancio molto lento come è stato il cambio di Brandino, che ora torna in pedana. Palla alta, va profondo nel conto ancora Moultrie da buon lead off. Brandino che fa una strana mossa e ora dice di sì al segnale di Lara Cecchetti, che si sposta esterna e bolla il lancio. Il catcher chiaramente si sposta all'ultimo momento anche per, come dire, far pensare il battitore. Ecco i segnali. Vedete, vuole sempre la palla esterna Lara Cecchetti. E il foul ball ancora Moultrie, duello interminabile tra il lead off degli Stati Uniti e Elisa Brandino, terzo pitcher utilizzato dall'Italia dopo Greta Cecchetti e Ilaria Cacciamani. Cecchetti due inning, due valide, un punto, quattro basi bolle, quattro strikeout. Cacciamani due inning, quattro valide, cinque punti, due basi bolle e nessuno strikeout. Questo è il ruolino dei pitcher azzurri e ora Lara Cecchetti va a fare due chiacchiere con Elisa Brandino. Eccola Brandino pronta al caricamento. Batte secco qui Moultrie sul cambio di velocità, la palla è contro la recinzione. Rimanda la palla in diamante Buila, Bosdakin prova ad assistere in terza, ma è un triplo per Moultrie e segna passeggiando dalla terza Wilson. Punto non guadagnato, ma gran contatto veramente per il lead off degli Stati Uniti sul cambio di velocità di Brandino. Lancio lento, vedete, lo vuole esterno il catcher, la palla rimane interna e proprio nella zona di potenza di Moultrie che la manda
decisamente lontana contro la recinzione. Qui vediamo Wilson che osserva dove la palla sta andando, ci sono due out, quindi non ha nessun dubbio, deve procedere verso casa base. Qui si rende conto che la palla è caduta e può applaudire. 7-1 Stati Uniti, la sintesi ci porta al settimo attacco dell'Italia. Nel frattempo è scesa di pedana Jacqueline Traina, che ha concesso un punto con due valide e una base ball, ottenendo 7 strikeout in 5 riprese. Dal sesto inning c'è in pedana Sarah Nevins, vedete, giocatrice di grossa taglia e anche palla veloce molto potente. Affronta Ilaria Pino, che è al quarto posto del line-up dell'Italia ed era entrata in precedenza a battere al posto di Trevisan. Uno strikeout nel suo primo turno alla battuta stasera. Ecco Nevins, altra giocatrice che a livello di college è stata un'autentica star. Tratti somatici vagamente nativi americani. Pino col manico, palla in foul. L'Italia in questa partita ha ottenuto fin qui solo due valide, di Buila e Grifagno al terzo inning. L'inning che ha visto l'Italia segnare. Ilaria Pino, altra giocatrice esperta nella rosa a disposizione di Marina Centrone, incassa la palla d'effetto per il ball. Ci sono solo due trentenni nella rosa, appunto, avevamo detto di Trevisan, c'è anche Pino, che gira qui a vuoto ed è strikeout della rosa dei giocatori di posizione, perché poi anche Papucci e Brandino sono giocatrici nati anni 70, inizio anni 80. Nevins affronta ora Priscilla Brandi, che in questa partita è a 0 su 2, eliminazione dal terza base al secondo e strikeout al quarto inning, e incassa subito lo strike sulla palla in mezzo al piatto di Nevins. Torna in pedana la lanciatrice americana. Brutto giro qui di Brandi. Vedete che l'arbitro va a chiedere il giudizio al suo collega di prima, ma penso che avrebbe potuto anche attribuire lo swing da solo. Movimento, molti pitcher hanno una strana routine di avvicinamento al lancio. Nevins alla sua, lanciatrice mancina, vedrete, è di sparare una pallata nel guanto, distanza ravvicinata, e ora finisce col colpire Brandi in una situazione di assoluto vantaggio. Anzi no, non l'ha colpita, ma la palla è andata vicinissima al battitore. Una posizione di assoluto vantaggio, lancia molto interno, un po' sopra le righe Nevins. Ancora il lancio a casa. Batte Brandi in foul. Il ruolo di lanciatore è ben definito dal nome inglese, pitcher, cioè chi deve cercare la precisione. Pitcher è la caraffa, appunto, e di conseguenza la precisione, centrare una determinata area, non necessariamente la potenza. Ancora in foul Brandi. E quello che un pitcher non deve fare è l'overthrowing, cioè cercare di strafare. Questa Nevins mi dà un po' questa impressione, certo notevoli qualità atletiche e tecniche, ma forse eccessivamente aggressiva anche in un momento della partita che non lo richiede tanto, perché l'Italia è sotto 7-1, 6 punti da recuperare in un inning. E ora sì, è colpita Brandi, vedete, dolorante. Va in prima. L'Italia non andava in base dai 4 ball concessi al terzo da Traina a Lara Cecchetti, quindi c'erano stati 11 out consecutivi prima di questo colpito su Priscilla Brandi.
Avete visto ancora il movimento di Nevins? Intervento del fisioterapista azzurro con a fianco Paola Marfoglia, altro coach. Ecco Wilson, il difensore di prima base, che se la ride. Nevins è sempre più arrabbiata con se stessa, immagino. E vediamo per la prima volta in battuta Elisa Cecchetti, il nuovo catcher della nazionale. Tre giocatori nel ruolo dopo Bortolomai, Avanzi, ora Elisa Cecchetti, l'abbiamo già vista in difesa. Palla sul filo esterno per lo strike. Addirittura due volte qui la palla nel guanto. Vedete i segnali del catcher Chidester. Palla in foul. Elisa Cecchetti che si trova al sesto posto del lineup. Mostra ora il bunt, il catcher dell'Italia. Nevins ritira la mazza, Cecchetti poi batte in foul. Ecco Priscilla Brandi che corre in prima per l'Italia. Batte una palla che si ferma davanti alla terza base. Non ci arriva Hoagland che si è spostata nel frattempo in terza. Al posto di Chavan ha battuto al settimo inning infatti Martinez che gioca esterno sinistro. Una palla che è molto corta, Hoagland sembra arrivarsi, praticamente si dimentica della palla. Errore difensivo per gli Stati Uniti e abbiamo così in prima ora Elisa Cecchetti, in seconda Brandi, c'è questa battuta valida, prova addirittura a ottenere l'out in seconda, l'esterno destro degli Stati Uniti Moultrie, ma non ci riesce. Gasparotto che è entrata al posto di Buila, batte valido. E è il momento di far due chiacchiere con Nevins che, come abbiamo detto, è un po' sopra le righe e qui si è andata a complicare la vita abbastanza inutilmente. Dal punto di vista teorico qui un fuoricampo da 4 punti come quello che ha battuto per gli Stati Uniti Fox al terzo inning porta l'Italia al 7-5 e quindi non diciamo a gara rimontata, però a rendere il finale di partita molto più pericoloso per gli Stati Uniti. Torno alla battuta per Longhi ora che è a 0 su 1 più un sacrificio al terzo inning. Nevins ha affrontato tre battitori al sesto inning, ha eliminato il piatto il primo del settimo, poi un colpito, un errore e un singolo. E ora le basi sono piene per l'Italia, che può chiudere la partita con qualche altro punto.
Strike, dice l'arbitro. Come detto prima, dal 15 agosto Italia impegnata nel mondiale, l'esordio con la Repubblica Dominicana, poi l'Australia, quindi terza partita con l'Olanda il 17 agosto alle 15. E a quel punto chiaramente sarà abbastanza chiaro che tipo di destino potrà avere l'Italia in questo mondiale. Girone veramente di ferro, ma arrivano dopo la partita con l'Olanda impegni magari meno difficili contro il Botswana, contro la Gran Bretagna e poi la partita con Taiwan e quindi gli Stati Uniti a chiudere il girone. Ma prima della partita con Taiwan sarà già chiaro qual è il destino dell'Italia. Taiwan è una partita che si può anche giocare, ma certo vincere è molto difficile. Quella con gli Stati Uniti, come si è visto anche stasera, è molto più improbabile da vincere. Ma la chiave del mondiale dell'Italia sono le partite con la Dominicana e l'Olanda, diciamo dando non per scontato ma per possibile, probabile, vincere contro Botswana e Gran Bretagna. Eliminata il piatto lunghi, ora c'è la battuta Bosdakin. Palla in fallo. Nevins per evitare di subire punti, che non sarebbero peraltro a questo punto più guadagnati. Italia a basi piene per dare qualcosina in più al pubblico, un pubblico che, come avete anche sentito, è stato molto molto vicino alle azzurre in questa gara. Nevins gira vuoto, strike out, e la partita finisce qui con la vittoria degli Stati Uniti sull'Italia per 7-1. Gli Stati Uniti poi andranno avanti e finiranno col vincere la prima Italian Softball Week, battendo in finale l'Australia 6-2. Comunque per le azzurre ci sono parecchi applausi alla fine di questa partita, anche parecchi sorrisi. Un'Italia che si è rivelata competitiva avrebbe certamente dato più filo da torcere agli Stati Uniti senza quel fuoricampo da 4 punti al terzo di Fox, che ha dato un po' l'indirizzo alla gara. Lanciatore vincente Traina con 5 riprese per gli Stati Uniti, lanciatore perdente Cecchetti. Ribadiamo il finale, Stati Uniti batte Italia 7-1. Grazie per l'attenzione e a risentirci.